veramente una bellissima serata. Buonasera, siamo in compagnia di Lencioni Armando, segretario alle attività culturali dell'Unione Astrofili Napoletani. Quinta edizione, quinto anno che offrite, date la possibilità a tutti i partenopei e turisti intervenuti in città con i vostri telescopi multimediali in forma gratuita di osservare il cielo stellato di Napoli nella notte magica, nella notte dei desideri delle stelle cadenti. Sì, diciamo che il cielo di Napoli è molto affascinante, siamo in una piazza magica in un momento molto particolare. Diciamo qui non è proprio il luogo ideale per fare osservazioni del cielo perché l'inquinamento luminoso è molto forte. Ad ogni modo, con i nostri telescopi e puntando in particolare dei pianeti, come stiamo facendo in questo momento, riusciamo comunque a dare soddisfazione al pubblico e a far osservare degli oggetti interessanti, visibili anche in un cielo abbastanza inquinato dal punto di vista di luminosità. La speranza poi è quella nel corso della serata di poter osservare anche verso l'orizzonte nord-est le famose Perseidi, ovvero le stelle cadenti chiamate così in maniera comune o lacrime di San Lorenzo, e magari per poter esprimere qualche desiderio e spiegare poi anche il lato un po' meno, diciamo, romantico di questo fenomeno al pubblico che accorre questa sera qui. Ci indichi quali sono le stelle più luminose questa notte? Sì, allora questa notte noi stiamo puntando, come ho detto prima, in particolare dei pianeti. Possiamo vedere anche qui alla nostra destra, forse con la telecamera è un po' difficile, il pianeta Giove, abbiamo il pianeta Saturno e il pianeta Marte, e che sono molto visibili anche a occhio nudo. Con il telescopio chiaramente riusciamo ad apprezzare dei particolari e dei dettagli maggiori. Come stelle possiamo osservare le stelle del triangolo estivo che ci sovrasta sulla nostra testa, che sono molto luminose e ci sono anche utili per orientarci nel cielo insieme all'Orsa Maggiore e alla Stella Polare, per poter far sì che il pubblico possa essere guidato nell'orientamento tramite le stelle, quindi una cosa molto antica come facevano i nostri antenati. Oggi magari abbiamo la bussola, abbiamo altri metodi per orientarci, però è sempre affascinante secondo me spiegare ed imparare e conoscere dei sistemi, diciamo, per orientarsi con le stelle. Io sì, Mario Cambriaco, non voler mi scarrafù. Non mettendo a mirare, 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 non mettendo